Bentrovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. Alle prime luci dell'alba è stata data esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dall'ufficio GIP di Milano nei confronti di 18 cittadini italiani, 10 in carcere ed 8 agli arresti domiciliari, per associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, frode fiscale, autoriciclaggio, usura ed estorsione. Le operazioni si sono svolte contemporaneamente in Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna, anche per l'esecuzione di un decreto di sequestro preventivo per equivalente per oltre 120.000 euro e delle quote di società utilizzate per le attività illecite. I provvedimenti emessi dal GIP costituiscono lo sviluppo di una complessa attività investigativa, convenzionalmente denominata Cardine, Metal Money, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano e condotta dai nuclei di Polizia Economico-Finanziaria, GICO di Milano e di Lecco e dalla squadra mobile della Questura di Lecco. L'attività investigativa ha consentito di ricostruire un'esistenza di un sodalizio mafioso operante nella zona di Lecco e capeggiato da Vallelonga Cosimo, già condannato per 416 bis sia nell'ambito dell'operazione La Notte dei Fiori di San Vito di metà degli anni 90, sia nell'operazione Infinito del 2010, e che si ritiene tuttora esponente di spicco dell'andrangheta lombarda. Le indagini tecniche hanno consentito di riscontrare che Vallelonga, una volta cessata di scontare l'ultima condanna per 416 bis, ha ripreso i contatti e rivitalizzato il sodalizio mafioso, non solo attraverso autonome condotte criminali ma anche ricevendo presso il suo ufficio all'interno del negozio Arredo Mania di La Vailetta Brianza altri esponenti dell'andrangheta, per dirimere controversie, concordare nuove strategie, sia per l'erogazione di prestiti a tassi usurari sia per organizzare il reinvestimento dei proventi delle attività illecite nell'economia legale. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.